Non posso pronunciare troppo spesso la parola omosessuale mentre parliamo, altrimenti la gente si volterà verso di noi chiedendosi di che stanno parlando. Certo. Un pomeriggio nel centro storico di Kampala incontro Gerald, in un momento in cui il sentimento anti-gay in Uganda sembra estremo come non mai. Essendo cresciuto in questa città, praticamente su questa strada, è diverso. Molte persone qui mi conoscono. Mentre parliamo, mi guardo intorno e riconosco già 3 o 4 persone. E le riconosci, certo. Gerald è sempre stato cauto riguardo alla sua omosessualità. Dice di sentirsi sempre meno sicuro. Hai paura? Quando mi accorgo che qualcuno mi fissa, come quel ragazzo sulla moto, che sente tutto quello che dico, mi spavento. Il ragazzo in moto che sta dietro al cameraman? Sì. Sì, sta ascoltando tutto, vero? Sì, e mi spaventa. Pensi che siano molti i gay nascosti qui in Uganda? Superano di gran lunga quelli dichiarati, è assolutamente certo. Perché non possono dichiararsi? Perché non possono dichiararsi. Uscire allo scoperto per me è un suicidio. Ma di questi tempi in Uganda la decisione di dichiararsi non è sempre una questione di scelta. Questo è il giornale Red Pepper. Ha rivelato i nomi di tutti i presunti omosessuali. C'erano le foto delle persone sospettate di essere omosessuali. Molti dei giornali ugandesi più diffusi si sono uniti alla crociata anti-gay, denunciando cittadini comuni e pubblicandone nomi e foto. Per molti gay della comunità ugandese, compreso Lon Jones, la privacy è diventata un miraggio. La signora seduta lì. Sì, quella in piedi. È stata lei a dare inizio ai pettegolezzi su di me. Lo ha detto al vicinato? Già, esatto. Dice a tutti che io sono gay, sì. Io la guardo e fingo di non sapere nulla. Che cosa dicono i tuoi vicini su di te? Dicono fa sesso con gli uomini o che sono un prostituto, cose del genere. Solo ora che stiamo parlando ci sono già 4 o 5 persone che ci fissano e si chiedono cosa stanno facendo. Non c'è privacy e non puoi farci niente. Lon Jones dice che i sospetti sono aumentati dopo l'introduzione del progetto di legge. La gente ha iniziato a parlare di più, a spiare e denunciare gli altri. E sei stato denunciato persino su un giornale. Sono stato denunciato 2 volte. La prima, credo che molti non ci abbiano fatto caso. Ma la seconda volta l'hanno notato. C'era della gente che mi incontrava e mi chiedeva se fossi proprio io. Perché mi hanno riconosciuto dalla descrizione, dal lavoro che facevo e dalla zona in cui vivevo. Quindi non solo c'era il nome, ma addirittura l'indirizzo. Addirittura l'indirizzo. C'è una cultura del terrore sia tra i gay che tra gli etero. Intendo dire che gli etero temono che i gay invadano la nostra cultura. I gay hanno paura perché c'è un odio crescente contro di loro. Puoi essere arrestato o linciato. Abbiamo saputo che alcune persone sono state picchiate, perciò c'è paura su tutti i fronti. Una volta ero talmente arrabbiato che mi sono messo lì e ho detto: se qualcuno ha un problema con me, che vada dalla polizia e appenda sulla mia porta uno striscione con su scritto che sono omosessuale. Lon Jones non avrebbe mai pensato che i suoi vicini arrivassero a tanto. Una mattina mi stavo preparando per andare al lavoro e mentre mi stavo infilando le scarpe, arriva un uomo con delle catene. Catene per caviglie? Sì, esatto. E dice: tu sei John? Rispondo sì. E lui: sono della polizia. Lon Jones viene arrestato con l'accusa di sodomia, sbattuto in prigione e costretto a pagare centinaia di dollari in cambio della sua libertà. Questa è la centrale di polizia dove ti hanno portato? Sì, questa è la centrale dove mi hanno portato e dove ho trascorso una notte. Un numero crescente di casi, come quello di Lon Jones, ha spinto i gruppi omosessuali a unirsi alle organizzazioni per i diritti umani per combattere contro gli abusi in Uganda. Questa conferenza non aveva nulla della punizione del fuoco eterno del raduno di Sempa, fino a quando un membro del Parlamento ugandese ha preso il microfono.
In questa generazione non sarà permesso a uomini e donne di essere omosessuali in Uganda. Pregherò personalmente che la legge condanni questi individui. Fuori dalla sala conferenze ho parlato con quel parlamentare. Se scoprisse che una delle sue 4 figlie fosse omosessuale, la denuncerebbe alle autorità sapendo che potrebbero infliggerle la pena di morte? Personalmente, se mia figlia scegliesse di essere lesbica o fosse condannata per essere lesbica, io stesso farei richiesta per essere tra i giustizieri, per trasmettere il messaggio a molta altra gente e altre famiglie che queste attività sono cattive. Non farò uno strappo alla regola soltanto perché è mia figlia. Anche se ciò porterebbe alla sua condanna a morte? Sì. Anche se ciò significasse la sua condanna a morte. Che muoia! Visto che sta facendo una cosa sbagliata. Sarei talmente deluso che non vorrei più che fosse mia figlia. Le notti successive alla conferenza sono andate in un bar di Kampala. I proprietari mi hanno chiesto di mantenerne l'anonimato. Pepe, Gerald e Long Jones erano tutti lì, insieme ad altri amici. Ci sono molti bar come questo a Kampala? No. Credo che questo sia il posto in cui i gay possono stare più a loro agio. Può capitare che vengano picchiati, però. Qui? Sì. Alcune persone sono state picchiate anche qui. Certo. Capita. Svariate volte. Anche in questo posto, che definite gay friendly, si viene picchiati. È gay friendly, non è un bar gay. Almeno per una sera alla settimana, questo posto fornisce un rifugio. Mentre il destino della comunità gay ugandese è in bilico. È incredibile. Basta stare qui all'angolo per vedere che un'auto su due appartiene a qualche ONG. Circa un terzo del reddito interno del paese proviene dagli aiuti stranieri. Sono centinaia e centinaia i milioni di dollari all'anno che arrivano dai paesi stranieri. Eccone un'altra. L'Uganda dipende fortemente dagli aiuti stranieri. E la pressione maggiore sui leader del paese affinché mettano fine alla controversa legge anti-gay viene dall'estero. La legge proposta è stata ampiamente condannata dalla comunità internazionale. E il problema è arrivato ai piani più alti del governo degli Stati Uniti. Il progetto di legge contro l'omosessualità del 2009 è un tentativo estremo e pieno d'odio per rendere la gente criminale non per ciò che fa, ma per chi è e per chi ama. Quasi un anno dopo la conferenza di marzo 2009 in Uganda, la Camera dei rappresentanti statunitense ha indetto un'udienza speciale sulla legge anti-gay dell'Uganda. L'attivista ugandese per i diritti umani Julius Kagwa è tra le persone che hanno testimoniato. I leader religiosi hanno minacciato di dare la caccia agli omosessuali se la legge non viene approvata subito. Il progetto di legge ha fatto aumentare la paura tra di noi, soprattutto per le minoranze sessuali e tra tutti coloro che credono nel rispetto della diversità in Uganda. Thank you. Una settimana dopo, il segretario di Stato Hillary Clinton ha affrontato la questione direttamente alla colazione di preghiera annuale a Washington. And we are standing up for gays and lesbians who deserve to be treated as full human beings. And we are also making it clear to countries and leaders that these are priorities of the United States. Anche il presidente Barack Obama è intervenuto. We may disagree about gay marriage, but surely we can agree that it is unconscionable to target gays and lesbians for who they are, whether it's here in the United States or most recently in Uganda. Per il presidente ugandese Yoweri Museveni, la legge anti-omosessualità è diventata un incubo della politica estera. The other day when I was here, Mrs. Clinton rang me. What was she talking about? Gays. Nel timore che il presidente del paese avrebbe ceduto alla pressione internazionale, i sostenitori della legge hanno raddoppiato gli sforzi e stabilito una scadenza per l'approvazione della proposta la domenica di Pasqua. Un mese prima della scadenza, in una delle mega chiese più popolari di Kampala, i proponenti principali della legge si sono riuniti per raccogliere consensi per la loro causa. In questo momento l'Uganda come nazione è messa sotto pressione. L'Uganda è sulla prima pagina dei giornali di tutto il mondo
per via della proposta di legge anti-omosessualità. Il raduno viene trasmesso in diretta su una delle principali stazioni radio cristiane dell'Uganda e gli oratori, compreso David Bahati, l'autore della proposta di legge, affrontano le critiche dall'estero. È sicuramente disumano costringere la gente dell'Uganda a scegliere tra gli aiuti o il sesso anale. Noi non lo accetteremo. Ma lo showman dell'evento è il pastore Sempa. Salve! Salve! Come aveva fatto alla conferenza stampa, così Sempa fa in chiesa. Di fronte a una vasta assemblea mostra la pornografia gay. Dunque, entrambi iniziano a toccarsi i genitali e a odorarsi. Poi, questo spalma le feci sulla faccia dell'altro. Se, come da lui suggerito, gli evangelisti americani stanno cedendo, Sempa non pare affatto meno convinto. E come se non fosse abbastanza, affonda ancora di più la mano. Il pastore, che in passato ha tratto vantaggio dai suoi legami internazionali, è più provocatorio che mai. In quanto africani, vogliamo chiedere a Barack Obama se è questo che lui vuole portare in Africa in termini di diritti umani, se vuole che mangiamo le feci dei nostri figli. Il raduno termina con Sempa e altri leader religiosi che si riuniscono attorno a David Bahati e chiedono ai presenti e ai radioascoltatori di pregare per lui e per l'approvazione della sua legge anti-gay. Preghiamo per l'onorevole Bahati e tutti i membri del Parlamento. Liberaci dal male! Liberaci! 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 Libera il tuo popolo dal male! Provvedi a loro, Signore! Sì! Perché tu hai il regno! Amen, Signore! Tua è la potenza e la gloria! In Uganda la Chiesa e lo Stato sono diventati pressoché inscindibili. David, tu sei consacrato a uccidere il Golia della sodomia in nome di Gesù. E Bahati ribadisce che la religione è stata una forza trainante nella formulazione della proposta. È un pezzo di legislazione determinante per il nostro paese. E pensiamo che Dio stia usando questa piccola legge per scuotere le fondamenta del peccato in tutto il mondo. Ho una buona notizia per voi. Le persone che avete mandato a Kampala per rappresentarvi approveranno questa legge. Questa legge verrà approvata. E pensiamo anche che Dio stia usando questo paese, l'Uganda, affinché faccia da guida nel campo delle tematiche morali di cui il mondo ha maggiormente bisogno. La domenica di Pasqua è arrivata e passata in Uganda, senza l'approvazione della legge anti-gay. Nonostante i migliori sforzi dei suoi sostenitori, la proposta continua a languire in Parlamento. Il suo destino è ora incerto, dopo che la pressione occidentale ne ha smorzato l'impeto. Ma una conversazione con questo gruppo di studenti rivela quanto sia stata efficace la campagna del pastore Sempa. Potete alzare le mani se siete a favore della legge? Due mani o una mano? Due mani o una mano, sì. Quindi siete tutti a favore della legge? Sì. Non mettiamo l'omosessualità in discussione. La respingiamo completamente. Se vieni beccato in flagrante, ti impiccano. Ma finora non abbiamo preso nessuno. È l'unica cosa positiva. È assolutamente innaturale e peccaminoso. Non penserei mai di fare una cosa del genere, perché è inumano. È inumano nel vero senso della parola. Nonostante i dinieghi da parte dei leader religiosi e dei politici con cui abbiamo parlato, compreso l'autore della legge David Bahati, molti nella comunità gay ugandese credono ancora che la proposta di legge anti-gay e il clima acceso del paese siano dovuti agli evangelisti americani venuti in Uganda per quella discutibile conferenza nella primavera del 2009. Alle volte mi chiedo se sappiano veramente quanti danni reali abbiano causato. Alcune settimane dopo essere tornata dall'Uganda, incontro proprio uno di quegli evangelisti. L'uomo del video, Scott Lively. Perché è andato in Uganda? Sono andato in Uganda perché ho contribuito a dare vita al movimento Pro Famiglia lì.
e perché volevano creare una sorta di legge contro l'omosessualità. Perciò era a conoscenza della proposta di legge in elaborazione. Sapevo che volevano presentare questa proposta, ma non era in elaborazione, non era ancora stata redatta. Lively dice che non sapeva che la legge sarebbe stata così dura. Ho detto loro che dovrebbero appoggiare la riabilitazione e non la condanna. Mi permetta di chiederle molto schiettamente, dottor Lively. Lei condanna la legge anti-gay in Uganda? Da quello che ho capito, elimineranno la pena di morte. Ma se dovessero mantenerla, allora sì, condanno la pena di morte. Però sostiene il resto della legge se viene tolta la pena di morte. Io non avrei scritto la proposta in questo modo. La vera questione è, qual è il male minore? Qual è il minore tra questi due mali? Permettere agli attivisti americani ed europei pro-gay di continuare a fare in quel paese quello che hanno fatto qui, o avere una legge che può essere eccessivamente severa sotto certi aspetti? Io credo che il male minore sia che la proposta di legge venga approvata. È emerso che mentre parlavo con Scott Lively, vicino casa sua in Massachusetts, un altro evangelista americano si stava dirigendo in Uganda. Stiamo cercando di limitare un programma che ferirà la nazione e le famiglie. Negli Stati Uniti, Lou Engel ha organizzato dei raduni per la proposta 8, la legge che bandisce il matrimonio omosessuale in California. In Uganda, Engel raggiunge i principali sostenitori della proposta di legge anti-omosessualità in raduno a Kampala. Credo che l'Uganda sia all'improvviso diventata l'epicentro. Dio vi ha portato a fare una dichiarazione, a difendere i principi morali. Cosa possa fare un raduno del genere per far avanzare la legge anti-gay resta da vedere. Ma per alcuni, l'approvazione o il veto della legge è quasi fuori tema. Questo evento ha messo in moto la peggiore ondata di odio mai vista in tanti anni. Le intimidazioni e le minacce costanti costringono Lon Jones a lasciare la casa in cui ha vissuto negli ultimi 5 anni. Metti da parte l'orgoglio, ingoi il dolore e stai zitto. Ma quando sei steso lì e pensi, oh mio Dio, perché non parli ai loro cuori? Così che possano ripensarci e avere pietà. Capisci? Tu sei stato arrestato perché sei gay. Ti hanno fatto del male fisico perché sei gay? Sì, sì. Quanto ancora può peggiorare? Credo che peggiorerà ancora perché, chissà, magari hanno già compilato una lista con tutti i dettagli. Appena approvano la legge, 1, 2, 3, 4, 5 devono essere arrestati nel giro di poche ore. Se la legge passasse, sareste spacciati? Saremmo spacciati. Si onorano il padre e la madre quando ci si sposa e si fanno dei figli. In chiesa, nei campus e nelle piazze, il pastore Martin Sempa porta avanti la sua crociata. Se Dio dice che la sodomia è un peccato, è un peccato. E io non posso cambiarlo. E se voi avete un problema con me, il problema non è con me, ma con Dio. E in America, Scott Lively lo sostiene fermamente. Credo che Martin Sempa sia un brav'uomo. Sta cercando di proteggere tutti i bambini del suo paese affinché non vengano omosessualizzati. Ognuno di loro deve venire a inchinarsi di fronte a te. Barack Obama verrà e si inchinerà a te. Le celebrità di Hollywood verranno e si inchineranno. Oprah e Tiger Woods verranno e si inchineranno a te. Grazie Dio, grazie Signore. Il Wenger che abbiamo visto ha sicuramente dell'irreale. Fortunatamente però la legge non è passata, grazie anche a forti pressioni da parte del governo statunitense. Ma noi quindi ci chiediamo come è possibile che al giorno d'oggi l'omosessualità sia ancora tanto odiata, giacché, come sappiamo, l'Uganda non è l'unico paese in cui l'omofobia prende sempre più piede.
Ma non dobbiamo mai essere superficiali, quindi dobbiamo chiederci il vero perché di questi fenomeni. Un aspetto molto importante che sta prendendo sempre più piede in Uganda, ma come anche in Etiopia, Mozambico, Zimbabwe o Malawi, è il sempre più frequente rapimento di bambini del posto, destinati poi a scopi sessuali. L'ignoranza porta sempre più spesso a confondere l'omosessualità con la pedofilia e ciò in realtà non fa altro che creare un terreno sempre più fertile per i fondamentalisti evangelici e per le loro idee retrograde, mentre sempre più famiglie, e questo è il vero problema, continuano a vedere i propri figli portati via per il mercato della prostituzione. La soluzione forse non è colpire così duramente l'ignoranza di queste persone, quanto colpire duramente il turismo sessuale. Di questo vi abbiamo già parlato in passato con il Vanguard e continueremo a parlarvene in futuro.